Aci Radio. La voce straordinaria di Tiziano Ferro, il regalo più grande qui su Aci Radio, passione per la mobilità, passione che ci porta fino in Madagascar. Infatti siamo in collegamento telefonico con Angela Caroppoli di Aci Blue Team. Ciao Angela. Ciao Chris, buongiorno a tutti. Dici un po'. Vorrei darvi alcune informazioni su Madagascar, isola dove sono stata personalmente, che ho amato in modo particolare. Devo dire che questa destinazione è iniziata a essere scoperta, diciamo, dal viaggiatore italiano dopo l'uscita del film di animazione Madagascar. Beh, certo, sì. Infatti dopo quel film ho avuto varie richieste di famiglie con bambini, soprattutto, che volevano andare a conoscere i lemuri, a scoprire questi fantastici animaletti lemuri che troviamo principalmente sull'isola di Nosy Komba, anche su altre isole, ma principalmente su quella. Diciamo che il periodo, secondo me, ideale per andare a visitare Madagascar, direi che può essere tra aprile e ottobre, e abbiamo collegamenti diretti dall'Italia, da Fiumicino e Malpensa, che raggiungono l'isola di Nosy Be. Questi voli ci sono da marzo a dicembre. Questa è l'isola, diciamo, più amata, tra le stazioni più amate del Madagascar, soprattutto dagli italiani. Qui ci sono strutture sia di gestione italiana che di ottimo livello, che internazionali. E qui, vabbè, bellissime spiagge. Quello che mi è piaciuto particolarmente è questo effetto dei colori che lascia l'alta e la bassa marea, crea degli effetti molto molto suggestivi, particolari. Poi da Nosy Be comunque possiamo raggiungere altre meravigliose isole, o per escursioni giornaliere, oppure anche per andare a fare la nostra vacanza, quindi tipo Nosy Ranja, che secondo me ha un mare e le spiagge che sono mix tra Sardegna e Maldive, colori affascinanti. Nosy Mizio, Nosy Sakatia, Sarabangina, cioè veramente ce ne sono tantissime, tantissime altre, quasi tutte posizionate nella parte nord-ovest del Madagascar. Okay. Qui ci si può rilassare per fare snorkeling, oppure surf, kitesurf per chi ama la pesca, uscire in barca, quindi è una destinazione che può attirare più categorie di clienti. Per tutti i gusti, diciamo. Esatto, esatto. Mentre se andiamo sulla Grande Terre, l'isola principale di Madagascar, qui c'è la capitale Antananarivo, che è invece collegata con voli di linea, quindi con scali che possono essere a Parigi o via Etiopia o altre. Qui secondo me è l'ideale per gli amanti della natura, di questa bellissima natura, ammirare questi paesaggi africani mozzafiato, chi ama fare trekking, pesca sportiva. Inoltre tra giugno e settembre possiamo anche ammirare le megattere che arrivano al largo delle coste del nord-ovest del Madagascar per accoppiarsi e poi partorire, quindi sono delle bellissime escursioni che si possono fare in quel periodo. Perfetto. Oppure anche una cosa molto particolare è nuotare con lo squalo balena, che Caspita. Anche se è un gigante che può arrivare anche tra i 10-15 metri, però è assolutamente inoffensivo, quindi anche una bellissima esperienza secondo me. Quindi ritengo che questa destinazione possa abbracciare un'ampia fascia di clientela, da chi vuole il relax a chi vuole invece fare varie attività. Certo. Poi adesso, insomma, siamo appena tornati anche dalle vacanze, sono appena finite, quindi un po' di voglia di ripartire ce l'abbiamo, e magari a dicembre, chi lo sa, magari chi vuole fare un viaggio. Sì. Non sarebbe male. Grazie. Quello che sono indiano è affascinante. Grazie a te, Chris, grazie a tutti. Grazie Angela dei tuoi consigli. Ciao, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Aci Radio.